Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una facilitatrice della guarigione energetica e insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. Questo è un video di presentazione del prossimo percorso di coaching della durata di 2 mesi che partirà il 4 marzo 2022. Esperimento che arriva proprio per soddisfare le esigenze di coloro che vogliono imparare tutto sulla guarigione energetica senza dover fare chissà quanti livelli, imparando tutto ciò che riguarda anche la protezione psichica, in quanto molte persone che vogliono imparare la guarigione energetica sono anime molto empatiche, sono persone molto sensibili alle energie, magari vogliono imparare questo tipo di guarigione, ma no, non vogliono prendere il peso degli altri. Ecco, questo è un percorso sicuro al 100%, è un percorso dove imparerete le basi, dalle basi, tutto sulla protezione psichica per interagire, per lavorare con le nuove frequenze di luce, con le altre persone in armonia, affinché vi sia un interscambio di sola luce e di amore. Imparerete Tutto ciò che c'è da sapere sulla protezione psichica con l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele in questo percorso di guarigione è determinante, in quanto funge da protezione, da scudo, da filtro, cioè ci consente di attrarre a noi solo le energie e le frequenze di vera luce e di amore, trattenendo quelle che sono le vibrazioni più dense. Ma perché? Perché questo accade quando una persona sta poco bene e ha delle energie del dolore, della sofferenza, o altri tipi di energie che non ci interessa sapere quali sono. L'importante è che noi attraiamo e trasmettiamo solo luce e amore, ok? E anche il ricevente riceve solo luce e amore, e tutto ciò che è più denso viene aspirato, viene preso dall'Arcangelo Michele, che poi sa ciò che deve fare. Quindi in questo processo di guarigione, la funzione dell'Arcangelo Michele come protezione, come liberazione, come guarigione è determinante. Parlando di un nuovo livello di guarigione, in quanto le nuove frequenze di luce vanno a comprendere tutte le energie fino ad oggi conosciute, come il prana, il reiki, tutti gli spettri dell'energia di guarigione, ma si espandono a un nuovo livello chiamato luce e informazione, ok? Assolutamente, questo nuovo livello porta coscienza, porta consapevolezza, quindi le persone acquisiscono maggiore connessione con la propria anima, un maggiore radicamento, una maggiore centratura e un vero e proprio riequilibrio che può avvenire anche in tutti i livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale. Quindi impari a facilitare la guarigione negli altri, ma guarisci te stesso. Quindi è veramente più si facilita la guarigione negli altri, più noi guariamo noi stessi, più noi guariamo noi stessi, più aiutiamo gli altri nella loro guarigione, ok? Quindi vi sono delle vere e proprie trasformazioni, sono veramente tanti i casi di guarigione emozionale, di guarigione spirituale, ma anche fisica. Pensate che quando io imparai questo lavoro di guarigione energetica più di 10 anni fa, mio padre ebbe un'ischemia dopo 3 mesi dal seminario dove io ho imparato questo lavoro, e praticamente rimase paralizzato in tutta la parte destra, e io praticamente ricevetti una telefonata da parte di mia madre che mi disse che mio padre aveva avuto questa ischemia. Io dovevo viaggiare per 80 km, quindi guidare per 80 km per raggiungerli all'ospedale. La prima cosa che ho fatto per istinto è stata quella di facilitare una guarigione a distanza. Quando arrivai all'ospedale, mio padre era sdraiato sul letto, io
trasmisi le frequenze prendendolo per mano, e poi vi spiegherò come agiscono queste frequenze. E praticamente poi mio padre, nel giro di pochi minuti, riprese i movimenti del braccio, della gamba, e dopo una settimana uscì dall'ospedale, ok? Quindi per me questa trasformazione, una vera e propria guarigione, mi ha cambiato completamente la vita e anche la visione della realtà. Tutti guariscono attraverso questo tipo di guarigione energetica. Diciamo che io non posso prevederlo, io sono solo un mezzo per queste frequenze, divento un catalizzatore, ricevo le frequenze quasi come un'antenna, le attraggo a me, e poi quando interagisco con le altre persone le trasmetto alle altre persone. Vi è un'interazione di luce e di amore, ma quello che è il risultato di queste esperienze, di queste sessioni di guarigione, io non lo so, in quanto è la scelta dell'anima, del ricevente, ma è la scelta della sorgente, di Dio, dell'amore. Quindi non so mai cosa accade, so solo che accade che la persona che riceve l'energia e le frequenze riceve il suo massimo bene, quindi quello che è pronto a ricevere, quanta luce è pronto a ricevere. Molte persone mi chiedono: ma io posso facilitare la guarigione su chi non lo sa, perché magari non ci crede? La risposta è sì, non si sta violando il libero arbitrio, in quanto prima di facilitare una guarigione si fa sempre una preghiera di protezione e si chiede il permesso all'anima, se superiore, delle persone coinvolte. Quindi è come pregare per un'altra persona, in un certo senso, ok? Quindi imparerete tutto sulla guarigione, la guarigione di persona, la guarigione col tatto, la guarigione a distanza, la guarigione con gli occhi, la guarigione attraverso le foto. Veramente sono tutti gli step che voi acquisirete in questi 2 mesi, in cui ci incontreremo una volta alla settimana su Zoom per un'ora e mezza. Quindi ogni venerdì alle ore 18, per un'ora, un'ora e mezza, noi ci collegheremo e imparerete tutto su questo lavoro energetico. Ripeto, non ci vogliono tantissimi livelli. È un lavoro che si acquisisce molto velocemente, però perché 2 mesi? Perché in 2 mesi avete la possibilità di interagire con me, di farmi le domande, di imparare. Non solo l'acquisizione delle frequenze, quella è istantanea e immediata, ma imparerete anche tutto ciò che è informazione, quindi verbalizzazione di quello che è la guarigione energetica con le nuove frequenze. Quindi riuscirete ad assimilare tutti gli argomenti in una maniera molto profonda, in una maniera molto completa. Quindi, se ti senti un facilitatore della guarigione, se aspiri a diventare tale, molto importante, molte persone vorrebbero fare questo, vorrebbero farlo come lavoro, ma hanno anche la paura di chiedere dei soldi per fare questo. Ecco, in questo seminario imparerai anche come riuscire a trascendere l'ego, trascendere i sistemi di credenze limitanti e riuscire a riequilibrare il dare e il ricevere, e aprirti al ricevere e dare, e comprendere che questo è un servizio che tu puoi donare incondizionatamente alle persone, o che puoi fare proprio come lavoro. Quindi diventare un vero e proprio facilitatore della guarigione energetica. Se tu sei un professionista, un massaggiatore, uno psicologo, un counselor, un coach, un medico, perché no? Comunque, qualunque sia il tuo lavoro, questa acquisizione, no? Acquisire questa conoscenza e queste frequenze ti aiuterà ad aiutare gli altri in maniera più completa, perché queste frequenze possono essere trasmesse anche attraverso lo sguardo, anche attraverso le tue parole, ok? E questo lo imparerai in questo percorso di 2 mesi. Quindi ti servirà per elevare le tue frequenze, per vibrare in un nuovo
nuovo livello per essere tu stesso, per irradiare tu stesso la luce all'esterno e quindi essere più di aiuto per te stesso, per la tua vita, per i tuoi cari, ma anche per aiutare gli altri. Se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi. Ripeto, sono 2 mesi di percorso, quindi imparerai tutto quello che c'è da imparare e quando questo percorso finirà sarai in grado di camminare con le tue gambe. Bene, cari amici, care amiche di YouTube, io vi saluto e ci vediamo il 4 marzo. Un salutone, ciao a tutti.